Dalla Camera dei Deputati arriva il via libera a un emendamento che inasprisce le pene per chi cattura o uccide gli orsi marsicani. Ad annunciarlo è Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo. Specie endemica dell'Italia centro-meridionale, quella dell'orso bruno marsicano rappresenta una delle più a rischio di estinzione in Europa, come evidenziato anche da un dossier dell'ISPRA. E la recente morte dell'orsa marena, uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi, ha riaperto il dibattito sulla tutela dell'animale simbolo d'Abruzzo e sulla sua possibile convivenza con le popolazioni visitate dagli esemplari di plantigrado a spasso per i borghi dell'entroterra. L'emendamento presentato alla Camera, di cui è primo firmatario il deputato abruzzese Nazario Pagano, prevede, nel caso di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro. Presso la Camera dei Deputati è stato approvato un mio emendamento molto significativo per l'Abruzzo e soprattutto per chi ama la nostra storia e la nostra identità. È stato approvato appunto un emendamento all'unanimità che prevede maggiore tutela per l'orso marsicano. Cosa prevede? Innanzitutto l'inserimento della specie di orso bruno marsicano in una legge, quella sulle specie protette, che non lo prevedeva. E in secondo luogo un inasprimento delle pene, sia detentive che pecuniarie, nei confronti di chi si macchia del crimine di uccidere senza motivo un orso marsicano. Ha un valore ovviamente simbolico, non ha valore retroattivo verso chi ha commesso questo crimine, ma vale per il futuro, perché bisogna capire che l'orso marsicano è parte della nostra storia, della nostra identità. È una specie in via di estinzione che va tutelata. Ne sono rimasti solo 40-50 in tutto il mondo e guarda caso vivono proprio in Abruzzo. Abbiamo il dovere di tutelarli. Con questa nuova norma avremo fatto un gesto davvero fondamentale, soprattutto per